più cordiale saluto, amici di Dopo Cena, benvenuti e ben ritrovati nei nostri divani rossi per un'altra puntata che parlerà del nostro corpo, dell'organismo e naturalmente di un argomento che sta diventando, man mano che passano le settimane e man mano che ci avviamo verso l'estate, sempre più attuale, ovvero sia il dimagrimento, il nostro corpo come si evolve e che cosa fare e che cosa non fare. Tra i nostri divani un aggradito ritorno, la dottoressa biologa nutrizionista Giada Moscatelli. Buonasera e ben ritrovata. Buonasera. Allora, con la dottoressa Moscatelli affronteremo un aspetto che ci attanaglia e che ci ha attanagliato a tutti quando ci siamo approcciati a un regime alimentare o una dieta. Insomma, ci piace più regime alimentare, giusto? Sì, esatto. Se non ricordo male. Esattamente. Ecco, un regime alimentare. Ovvero sia il rapporto con la bilancia, con la tanto temutissima bilancia e che cosa e come fare a valutare i nostri mutamenti nel corso di questo regime alimentare. Allora, dottoressa Moscatelli, allora innanzitutto, come ho detto, penso che in questo periodo sarà abbastanza bersagliata dall'approssimarsi della prova costume. Sì, esatto, con la primavera, tutti pensano a come sarò, come non sarò, vediamo come sto, che adesso bisogna mettere vestitini più leggeri, ecco, quindi insomma, ci si pensa di più al proprio corpo. E quindi insomma diventa attuale anche l'argomento di questa puntata di Dopo Cena, che è un po' il rapporto con il nostro peso. Sì. Insomma, ci dirà anche cosa non fare, cosa fare, come gestire questo rapporto, perché immagino che per alcuni diventi anche una cosa un po' sclerotizzata, insomma, c'è gente che si pesa anche 2-3 volte al giorno. Sì, è una cosa assolutamente inutile, insomma. Esattamente, è una cosa innanzitutto che diventa un'ossessione, appunto, e quindi non va bene. E poi è assolutamente inutile, perché noi in realtà il nostro peso varia tantissimo, sia durante la giornata, ma anche magari da un giorno all'altro, in relazione a quello che mangiamo. In relazione nelle donne magari al ciclo corporeo, ormonale tipico della donna, quindi variazioni intorno al mezzo chilo si vedono tranquillamente durante la giornata, ma abbiamo anche variazioni notevoli di peso, magari. Magari escursioni anche non di pochi grammi, ma ma anche escursioni notevoli, magari si va dal chilo al chilo e mezzo. Ad esempio, dopo che abbiamo mangiato una pizza, oppure dopo che abbiamo fatto un pasto, magari una cena con amici o non so, un pranzo, ad esempio il pranzo pasquale. Esatto, visto che fra un po' ci siamo. Esatto, normalmente cosa succede? Che il giorno dopo uno dice: "Ah, ma ho mangiato tanto, provo a pesarmi, vediamo come sono." È sbagliatissimo, perché sicuramente un chilo e mezzo in più lo vedremo dalla bilancia. Questo perché, allora, pensare che abbiamo messo su un chilo e mezzo di grasso nel giro di 24 ore è una cosa impossibile e quindi stiamo calmi, ci agitiamo. Non facciamoci prendere dal panico. Esattamente. Ecco. Ma molto probabilmente quello che è cambiato è lo stato di liquidi nel nostro corpo, perché il nostro corpo in realtà non è che è composto solo da grasso. Ci sono tanti altri compartimenti e altri elementi che concorrono alla determinazione del peso. Quindi insomma è bene chiarire alcuni concetti. È bene sapere, esatto, come allora, è fatto un po' il nostro corpo. Esatto, in linea allora con generale. L'aiuto delle slides che la dottoressa ci ha portato, insomma, ci guideremo insieme in questo percorso. Allora, quindi parliamo della composizione del nostro organismo. Vediamo qui una prima slide che parla appunto della nostra composizione corporea. Esatto, allora innanzitutto bisogna dire che il nostro corpo è composto da una parte grassa, chiamata appunto massa grassa, e da una parte chiamata massa libera da grasso, che non è esclusivamente muscolo, ma è composta ad esempio dal nostro scheletro, quindi le ossa, dagli organi e anche dal nostro grasso, quindi la massa grassa vera e propria. E in più c'è anche una componente notevole, che è la componente appunto di acqua, che il nostro corpo è per il 65-70% acqua. E in linea generale è proprio l'acqua che fa variare così velocemente il nostro peso. Ecco. E quindi ecco, quella è la variazione di peso nel breve periodo, in genere sintomo di più o meno ritenzione idrica, quindi
quello è, insomma, esatto. Tanto insomma, famigerata ritenzione idrica. Sì, insomma. Esatto. Perché l'organismo attua questo meccanismo di ritenzione? Cioè, a che cosa è collegato? Ai cibi? Forse? Ai cibi, fondamentalmente. Ah. Allora, innanzitutto va detto che quando uno sta seguendo un regime alimentare, magari ecco, di tipo dietetico o per il dimagrimento, oppure un'alimentazione povera di sale perché ci possono essere problemi di pressione, eccetera, è lì che quando si va a mangiare fuori si vede l'escursione più grande, perché ecco. Comunque il corpo abituato ad avere pochissimi sali si ritrova magari dopo aver mangiato una pizza che in realtà uno non ci pensa, dice ma è un alimento, non è chissà quanto non è un tacchino, grosso, insomma. Esatto, però in realtà è un alimento che tende a trattenere tantissimi liquidi. Ci tengo a precisare che comunque una pizza è un alimento completo che a certo. Livello diciamo di nutrizionale comunque non è che incide sulla perdita o l'accumulo di grasso più di quanto si può credere. Quindi si può mangiare tranquillamente, però è logico che il giorno dopo vedremo un aumento magari di un chilo e mezzo, specialmente in persone che stanno seguendo un regime dietetico. E quindi... Ok, quindi vediamo la prossima che ci parla naturalmente di un altro aspetto importante, ovvero sia no, di sì. Come è distribuito. Come è distribuito appunto il nostro organismo, come è composto il nostro organismo. Innanzitutto va precisato che appunto quando vedo un sbalzo, una variazione di peso, anche nel lungo periodo, non è detto che io stia dimagrendo o ingrassando, perché ci sono tantissime variabili. Allora, la distinzione più grande, come dicevo, è massa magra e massa grassa. La massa magra è composta dalle ossa, che ovviamente variano pochissimo fra, diciamo, di peso nella nostra vita, dagli organi e dalla massa muscolare, massa magra appunto. La massa muscolare in realtà varia tantissimo da individuo a individuo, da un periodo all'altro della vita, quindi questa incide notevolmente sul peso e sulle variazioni. Allora, innanzitutto, quando uno, un altro errore, uno magari inizia un regime alimentare dietetico, in contemporanea, giustamente per incentivare il dimagrimento, inizia anche un'attività di palestra, sì. E magari vede un calo di peso minimo, oppure rimane uguale sulla bilancia. E si spaventa, dice panico oddio. Totale, oddio, faccio i sacrifici, no? Ma la classica frase, non mangio niente, no? Esatto. Quante volte l'abbiamo sentita, non mangio niente eppure non perdo neanche 10 grammi. Insomma. Esatto. In realtà questo può dipendere, uno deve valutare se effettivamente fa tanta attività fisica, può dipendere da un aumento della massa muscolare. Mm. La massa muscolare pesa più del grasso, della massa grassa, e quindi ovviamente all'occhio uno si vedrà anche più piccolo, però può essere che sulla bilancia in realtà rimanga uguale. Rimanga o alle uguale. Volte qualcuno può anche aumentare quando il grasso da perdere non è tanto e se fa tanto sport da mettere su abbastanza massa magra. Quindi attenzione anche a non farsi spaventare troppo da queste variazioni. Quindi l'ago della bilancia ci può fuorviare, insomma. Esatto, ecco. Esatto. E poi bisogna fare anche attenzione comunque al discorso, ecco, mangio poco e non dimagrisco. Ma anche al fatto mangiare troppo poco e vedere comunque un calo di peso, attenzione, perché può non essere solo perdita di grasso. Perché specialmente se uno non fa attività fisica può perdere anche massa magra. Ecco, questo è un argomento, è un concetto che vogliamo ribadire perché è molto importante anche come messaggio a casa. Attenzione a questo tipo di approccio così strong, così forse duro, no? Esatto, perché magari qualcuno tende a eliminare tantissime cose dalla dieta, specialmente i famosi carboidrati, che quelli sono, dice, tolgo quelli così dimagrisco. Ecco. Allora, la prima cosa, togliendo i carboidrati, si vedrà comunque un calo di peso, magari anche intorno al chilogrammo, che dipende appunto dalla perdita di liquidi immediata. Ecco. E quindi parliamo anche in casi gravi di disidratazione. Certo. Ma in più i carboidrati sono fondamentali se uno fa attività fisica per riuscire ad accumulare anche massa magra, che poi ci aiuta certo. Nel tempo a mantenere e a perdere peso, perché comunque aumenta il metabolismo basale. Esatto. E quindi se noi andiamo a perdere massa magra andiamo a deperire in realtà, non a dimagrire. Non a dimagrire. Quindi attenzione. Attenzione a quello che quindi, si fa. Soprattutto attenzione alle diete fai da te improvvisate. Affidiamoci a dei professionisti insomma, che hanno
comunque, esatto, no? Un approccio corretto e non sì, fuorviato solo dal numero della bilancia che come abbiamo visto, insomma, sì, ci può ingannare. Esatto, e anche perché poi un'altra cosa importante è non fare magari confronti con magari l'amico, l'amica, quindi anche per quello è diciamo controindicato seguire diete fatte da altri, perché comunque noi non siamo tutti uguali, perché se poi vediamo nell'immagine anche la quantità di massa grassa varia tantissimo in relazione innanzitutto all'essere uomo o donna, perché l'uomo è tendenzialmente più magro, quindi ha una percentuale di grasso inferiore rispetto alla donna. In più la percentuale di grasso varia tantissimo con l'età, per cui quando si è giovani la percentuale di grasso è minore, poi man mano che andiamo avanti con l'età la percentuale di grasso proprio fisiologicamente, quindi non significa ingrassare, fisiologicamente aumenta rispetto alla massa magra. Quindi, okay, vediamo altre slides che ci hai portato così che ci aiutano, ecco questo è un po' il discorso anche che accennavamo prima fuori onda, perché spesso noi diciamo va bene, adesso no? Mi peso, ma insomma quando, come, perché, insomma anche cosa fare e cosa non fare, gli errori da fare e da non fare. Esatto, perché comunque anche a casa possiamo, diciamo al di là della bilancia, prendere delle misure che comunque ci possono aiutare a capire un po' quella che è la nostra composizione corporea, come siamo, se siamo diciamo in forma o fuori forma. Quindi la prima cosa sicuramente il peso, perché tanto quello di base ci vuole. Certo. Non tutti i giorni, ma già pesarsi una volta al mese è più che sufficiente per tenere sotto controllo il nostro peso, vedere effettivamente se si sta aumentando oppure no. Oh, ecco, quindi insomma, una, no, avete sentito, parola di nutrizionista, una volta al mese è più che sufficiente. Sì. Non diventiamo sclerotizzati, sì, esatto, con la bilancia, insomma. No, no, esatto. Oh, una volta al mese. È più anche perché voi nei vostri controlli pesate una volta, sì, al mese. Sì, una volta al mese, sì, 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 va benissimo, perché ecco appunto almeno uno sa effettivamente se tende ad aumentare oppure a diminuire o a rimanere stabile. Perché, e quindi, ecco, questo è, ok, esatto, va bene. Poi, oltre a questo, una persona può anche prendere varie misure sul proprio corpo per riuscire a capire innanzitutto di che taglia ha, quindi com'è la sua costituzione ossea, dove è distribuito il grasso. Quindi partiamo dall'altezza, prima di tutto, quindi vedere il rapporto peso-altezza. La misura, la circonferenza del polso, che ci dà indicazioni sulla nostra struttura ossea, quindi su una taglia, se siamo longilini, normolini o brevilini. Ecco. E in più altri due parametri importanti è la misurazione con il centimetro della vita e dei fianchi, perché comunque il grasso addominale ormai lo sappiamo benissimo è quello più dannoso per la salute, quindi aumenta tantissimo il rischio cardiovascolare quando aumenta il rapporto vita-fianchi, quindi aiutiamoci anche con il centimetro per valutare queste situazioni. È che soprattutto una cosa che mi dicevi prima è non facciamo parametrazioni tra pari altezze, cioè io sono alto 1,75, quello è alto come me, io dovrei essere... No, in realtà anche no, questo è sbagliato. In realtà è sbagliato perché appunto, come dicevo, una persona con un'ossatura più robusta, più grossa, peserà sicuramente di più, ma anche parliamo di 3-4 kg in più come peso forma rispetto a una persona longilinea, quindi, è sbagliato fare dei confronti con altre persone. E poi, come dicevo, prendendo queste misure si può anche ricavare, diciamo, dei valori, ecco, dei parametri attraverso i quali noi possiamo vedere se siamo più o meno in forma, diciamo fuori dalle linee generali. La prossima che sarebbe questa? Esatto. Allora, innanzitutto il rapporto fra il peso e l'altezza ci dà la misura del famoso indice di massa corporea. Ecco, che è questo BMI che l'abbiamo sempre sentito nominare. Chiariamo, sì, questo concetto, insomma, cos'è l'indice di massa corporea? Allora, l'indice di massa corporea mette in relazione appunto la nostra altezza con il nostro peso e si calcola
dividendo il nostro peso in chilogrammi per l'altezza al quadrato. Cosa ci dice questo valore? Questo valore, come si può vedere dalle immagini, ci sono diversi range e ci dice se rientriamo dentro un peso forma, quindi dentro la fascia di normopeso, si dice, se siamo sottopeso, leggermente in sovrappeso oppure obesi quando questo indice va oltre il 30. Esatto. E oltre a questo, come dicevo, si può calcolare il rapporto vita-fianchi, il VHR chiamato. E questo è importante perché ci dice appunto se abbiamo un rischio cardiovascolare o meno, quindi se tendiamo ad accumulare adipe nella zona addominale, purtroppo questo adipe è quello più pericoloso per il discorso salute, al di là poi del discorso estetico. Quindi questo sia per l'uomo che per la donna? Sia per l'uomo che per la donna. Quindi variazioni, ecco perché si parla anche di controllarsi nel tempo, variazioni di questo rapporto che aumenta, indicano appunto una tendenza ad accumulare in questa zona. E quindi è importante anche questo parametro. Tenerlo sotto controllo, insomma, non solo tanto per una questione di estetica o di taglia, di misura di pantaloni o di vestiti. No, è molto molto importante per la salute. Perché, e poi cos'è importante? Proprio il rapporto, perché in realtà se aumenta in maniera diciamo omogenea l'adipe nei fianchi e nella vite, quindi il rapporto sostanzialmente non cambia, il rischio per la salute aumenta pochissimo, ma se questo rapporto inizia a invertirsi, quindi iniziamo ad avere una vita sempre meno evidente e quindi questo rapporto tende ad aumentare, anche rischi per la salute, aumentano anche diciamo del 20-25% all'aumentare anche di poco di questo rapporto, quindi è importante proprio il discorso del rapporto. Anche se in realtà a livello estetico molte donne che hanno problemi nei fianchi, nei glutei, dicono ma io mi vedo male, però per discorso salute siamo più fortunate, diciamolo. Vabbè, l'abbiamo aggiustata un po', almeno uno dice vabbè, in fin dei conti non sarò proprio né un canone di perfezione, però almeno la salute. Però sì, sicuramente è un grasso di tipo diverso che incide meno negativamente sulla salute, quindi già questo è importante. È importante. Bene, quindi insomma qui adesso nella prossima ritorniamo al discorso che avevamo fatto prima sulla diversità degli individui. Qui un esempio è chiarissimo, più lampante di questo non ci può essere. Esatto, perché come dicevo prima è importante prendere queste misure, pesarsi e tutto, però in realtà dai calcoli che noi facciamo possiamo incorrere a degli errori o ci possono essere degli inganni dati da queste misure. Questo perché da questa immagine portata un po' all'estremo perché siamo di fronte a un culturista e a una persona obesa, però cosa succede? Che come vediamo hanno un indice di massa corporea pressoché identico. Esatto, 26,9, 27,5, quindi insomma. Esatto, risultano entrambi in leggero sovrappeso, però come possiamo vedere hanno una composizione corporea nettamente differente. Ma io quello che volevo far notare è che in realtà le due immagini, diciamo i due disegnini, quelli in primo piano sono poi molto diversi, però ai lati ci sono due persone che poi così diverse non sono, quelle con i pantaloncini e la canottiera. Quindi, e sono quelle a cui si riferiscono i dati riportati nell'immagine. Quindi ecco, è vero, uno dice vedere un culturista, una persona obesa, diciamo ma occhio lo vedo che sono diversi, però in realtà specialmente quando siamo normopeso o in leggero sovrappeso, valutare la composizione corporea a occhio o con il centimetro e la sola bilancia non è poi così semplice, si può incorrere in errori, in inganni. E quindi la tecnologia però in questo caso vi viene in aiuto, viene in aiuto a noi. Per noi è una sorta di tortura, io l'ho detto anche l'altra volta, la dottoressa ha portato quella specie di picometro, proprio una cosa, uno strumento di tortura. Però la tecnologia e quindi anche questi strumenti vi danno una mano a fare le corrette valutazioni, giusto? Esattamente, perché quando poi una persona va dal nutrizionista o uno specialista dell'alimentazione, le misurazioni che vengono fatte sono diverse, innanzitutto il peso, altezza e circonferenze,
una valutazione anche con un occhio obiettivo, oggettivo, quindi non diciamo come noi quando ci guardiamo allo specchio che possiamo avere una visione alterata un po' del nostro quasi corpo. Quasi sempre. E quindi ecco, c'è tutto questo aspetto preliminare, dopodiché si fanno anche valutazioni attraverso dei macchinari, degli strumenti, quindi il plicometro che va a misurare le pliche sottocutanee e ci dà la distribuzione del grasso nel nostro corpo, e un altro strumento anche molto importante, l'impedenziometro, che è uno strumento in grado di valutare con precisione la massa magra e la massa grassa, perché in realtà misura la quantità di liquidi nel corpo. Ecco, il famoso discorso della ritenzione idrica, che il plicometro non riesce a valutare. No, il plicometro è utile per appunto la distribuzione corporea del grasso, quindi ci dice dove tendiamo ad accumulare, poi in base a certi calcoli, certi rapporti, ci dice anche qual è il nostro morfotipo o biotipo, quindi ci dà delle indicazioni di distribuzione del grasso. Invece l'impedenziometro ci dà proprio un'indicazione precisa sulla quantità di liquidi, massa magra e massa grassa. L'impedenziometro in realtà nasce come strumento anche medico, diciamo, si è usato tantissimo nei casi di dialisi, dove è importante valutare l'idratazione e la disidratazione dell'individuo, quindi è uno strumento, diciamo, preciso e affidabile. Vediamo, poi vediamo nell'immagine come funziona. Come funziona, perché insomma il plicometro è un po' inclemente, no? Diciamolo, è un po' crudele, prende questo pizzicotto che proprio ci fa, già stiamo male per venire a fare la dieta in più, insomma. Invece questo qui è un po' più soft, esatto, no? è meno sì, cruento. Allora, è un'analisi veloce, veloce, è un'analisi non invasiva, quindi non si sente assolutamente niente, e in più è una misurazione ripetibile che chiunque può, qualsiasi specialista può ripetere e ottenere gli stessi risultati. Oh. E quindi è molto utile anche per valutare i progressi, i cambiamenti del corpo nel tempo. E come funziona questo strumento? Si applicano degli elettrodi nella mano e nel piede. Qui vediamo nell'immagine, sì. E viene fatta passare una leggera corrente impercettibile a diverse frequenze. Adesso vedremo perché è importante qui il discorso della frequenza. E cosa misura? Misura il tempo che impiega questa corrente a passare nel nostro corpo. E quindi misura direttamente la quantità di liquidi presenti nel corpo, perché la corrente passa più velocemente. È un buon conduttore, esattamente. Certo. E una volta ricavata la quantità di liquidi, siccome i liquidi sono presenti al 99% nella massa magra, ricava la massa magra e di conseguenza per differenza la massa grassa. E quindi per sottrazione fa le sì, due... perché poi vanno inseriti anche ovviamente peso, altezza, altri parametri, e poi la macchina con delle formule fa tutti i suoi calcoli e ci dà quella che è la composizione corporea. Dicevo, è importante il discorso della multifrequenza, perché riesce a distinguere il macchinario attraverso questo passaggio di corrente a diverse frequenze i liquidi sia intracellulari che extracellulari. Ecco. Quindi è in grado di valutare anche se ci sono situazioni di ritenzione idrica, ad esempio nel caso di cellulite avanzata, nel caso magari di particolari patologie dove si ha la formazione di edemi, quindi comunque è una distinzione importante. E poi riesce a valutare anche la quantità di sodio e potassio, quindi la percentuale di sodio e potassio sempre nei liquidi corporei. Quindi per quello è un bel check, insomma. Esatto, è un'indagine molto approfondita. Avete tanti dati lei a disposizione, perché la dottoressa ne è provvista nel suo studio di questo strumento così, così preciso, quindi le valutazioni che vi farà, insomma, saranno valutazioni complete. Che sono fondamentali sia per redigere un piano alimentare, ma possono anche essere fatte esclusivamente per proprio quando una persona vuole capire, valutare se la sua composizione corporea è effettivamente
diciamo giusta, oppure se uno ha un eccesso di grasso oppure no, perché magari pur essendo normopeso possiamo certo. avere una composizione corporea che non è ottimale certo. quindi dal nutrizionista non si va soltanto per se uno deve fare una dieta o vuole curare l'alimentazione, ma uno potrebbe anche voler conoscere lo stato del proprio corpo, magari anche uno sportivo che vuole capire se effettivamente sta mettendo su massa oppure no, se sta ingrassando oppure no, e, o lo stato di idratazione. Quindi anche dal nutrizionista si può fare una valutazione di questo tipo. Quindi si viene, si prendono tutte le misure, si fa l'analisi plicometrica e impedenziometrica, perché comunque anche se brutta è utile. Bisogna farlo, quindi rassegnatevi questa forca caudina del plicometro, la dovete fare. Sì, esattamente, perché è uno strumento, l'impedenziometro dà una valutazione totale sul corpo, ecco. quindi sulla composizione del corpo, invece il plicometro è fondamentale per vedere dove questo grasso è accumulato, cioè, quindi per quindi definire appunto il morfotipo o biotipo che sia. Insomma, quindi ecco, le analisi, come vediamo in questa ultima slide, sono praticamente complete con sì. queste tre parametrazioni, centimetro, plicometro e impedenziometro, che si incrociano e voi sì. ne avete un quadro quanto mai preciso. Sì, insomma. Completo, ecco, di quella che è la situazione della composizione corporea della persona che abbiamo davanti, ecco. E quindi è importante. È importante, quindi insomma abbiamo capito diverse cose grazie all'ausilio dei dati che ci ha portato la dottoressa, che è importante avere un buon rapporto con la bilancia, che non debba diventare una sorta di schiavitù, insomma, perché insomma, pesarsi una volta al mese è corretto. Sì. Qualcuno si pesa anche una volta alla settimana, insomma, però che ancora può essere accettabile. Ancora... Poi un'altra cosa che mi sono sempre domandato, ha un senso pesarsi alla stessa ora, allo stesso giorno, più o meno, per dire il sabato mattina alle 8, tutti i sabato mattina alle 8 mi peso, cioè, oppure non ha poi questa importanza in termini di valutazione? Allora, no, è importante, specialmente quando uno lo fa a casa, ecco. perché comunque si sa che poi, per quanto sappiamo che ci possono essere variazioni di peso, però quando le vediamo sulla bilancia viene il panico. Esatto, quindi, aiuto, totale. Quindi, siccome, come dicevo, ci sono variazioni anche nell'arco della giornata per il discorso di essere più o meno idratati, pesarsi allo stesso orario ci dà una maggior affidabilità sullo stato del peso. Quindi, e quindi per se il controllo dobbiamo, del tempo sì, se sicuramente. Proprio dobbiamo fare. Però ecco, anche la tecnologia viene in aiuto di questi professionisti che utilizzano delle strumentazioni altamente professionali, altamente forse non studiate esplicitamente per la bisogna, no? per sì. la quale vengono utilizzati, però insomma vi danno una grossa mano. L'impedenziometro sì. è uno strumento che ormai sta diventando insomma di uso quotidiano per voi. Sì, 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 esattamente. È fondamentale anche perché ci dà delle informazioni che prima magari venivano ricavate attraverso delle formule, attraverso altre misurazioni, ma erano non dirette come quelle ottenute con l'impedenziometro. E soprattutto, insomma, ribadiamo il concetto che abbiamo detto prima, non siamo tutti uguali, quindi non facciamo... Esatto. le diete copia carbone, non facciamo i paragoni che non servono a niente. Ognuno di noi ha una sua storia. Esattamente, una sua struttura, delle caratteristiche proprie che derivano sia dalla genetica ma anche dallo stile di vita, quindi non siamo tutti uguali. Quindi insomma ognuno deve seguire la sua strada, quindi insomma rivolgetevi alla dottoressa Moscatelli perché insomma non solo per una prova costume imminente che insomma siamo lì, io immagino il suo telefono in questi giorni sarà estremamente caldo, immagino, no? Perché come arriviamo verso aprile ma scatta sì, il sì. panico totale, oddio, e quindi la famigerata prova costume, però anche per una valutazione proprio della vostra struttura, del vostro organismo, magari anche gli sportivi che sì. utilizzano il regime alimentare come uno strumento, no? sì, per raggiungere quotidiano. Degli obiettivi, sì. è giusto? Sì, sì. Quindi penso che questo sia importante anche perché il corpo umano è una macchina, se deve esprimere sì. una performance ha bisogno del giusto carburante. Esattamente, quindi nello sportivo è ancora più importante mangiare in modo
corretto e curare particolarmente l'alimentazione, sì, perché poi incide tantissimo sulla prestazione, magari anche negli atleti, quindi... Esatto, sì, io... Sì. Adesso, a parte l'amatoriale, però... A parte l'amatoriale, però insomma mi era capitato di leggere un articolo sotto le Olimpiadi, insomma, così che Jan Thorpe, il nuotatore americano, assumeva una cosa tipo 12.000 calorie al giorno, una cosa smisurata che uno dice, ma dove c'è? Eppure insomma aveva il fisico che c'aveva, sì, insomma, sì, quindi sì. Ecco, tutto è commisurato in base a quello che devi fare. Esattamente, all'attività, al tipo di attività, e che sia mentale o fisica, perché poi cambia anche la tipologia d'alimentazione, perché se uno fa un lavoro dove c'è tanto impegno mentale, deve anche... diciamo assicurarsi di non avere una digestione pesante, di avere comunque zuccheri pronti, perché il nostro cervello lavora esclusivamente con gli zuccheri, quindi, ecco, quindi insomma, che non vuol dire adesso mangiare dolci, sì, però una barretta di cioccolato lì pronta, no, però ecco, giusto sottolineare che anche insomma uno studente o una persona che fa un lavoro di concetto ha necessità e delle necessità diverse, sì, da quelle che fa un centometrista, insomma. Esattamente. Quindi c'è una dieta anche per loro. Sì, sì. Benissimo. Allora, ringraziamo la dottoressa Giada Moscatelli, biologa nutrizionista, che come sempre è quanto mai esaustiva e completa e insomma ci dà qualche segnale confortante, insomma, che perlomeno dobbiamo guardarci con un po' più di rispetto, giusto? Sì, sì, ecco. Sì. E tanto amore. E perché tanto amore. Comunque anche per fare una dieta, per intraprendere un regime alimentare, la cosa fondamentale è volersi bene e voler stare in salute, al di là del discorso estetico, quindi che poi alle volte può diventare un po' ossessivo. Quindi, quindi attenzione. Bene, e con questo messaggio della dottoressa io insomma vi saluto, mi associo, quindi voletevi bene e seguite Dopo Cena e state attenti e insomma se volete potete rivedere questa puntata sul nostro sito e quindi ricalcare un po' i messaggi positivi che la dottoressa ci ha dato. Grazie dottoressa. Grazie a voi. Alle prossime, e questa puntata termina qui. Grazie e arrivederci.